Buongiorno ragazzi, in questa lezione concluderemo la spiegazione su Alessandro Magno, Alessandro il Grande, come venne soprannominato in seguito. Ma in effetti fu uno dei più grandi condottieri del mondo antico. Come vi dicevo già la volta scorsa, infatti, sotto di lui il mondo greco giunse senz'altro a conquistare spazi prima mai conquistati. Avevamo visto come ultimo argomento gli eventi relativi alla battaglia di Gaugamela dell'ottobre del 331 a.C., battaglia decisiva, probabilmente fu la più importante tra le battaglie combattute da Alessandro Magno, perché fu proprio durante la battaglia di Gaugamela che Dario III venne sconfitto e fu costretto alla fuga in modo disonorevole, come vi dicevo. In seguito si scatenò quindi una caccia, no? Al re, che era fuggito. Lui trovò rifugio presso il satrapo Besso, che il satrapo, ricordate, era un governatore in uso presso i persiani. E Besso era il satrapo della Batriana, questa regione a est del Mar Caspio. Dario chiese accoglienza a Besso, Besso però lo uccise a tradimento, convinto di acquisire con questo gesto dei meriti agli occhi di Alessandro. Così non è, perché, come vedremo in questa lezione, l'uccisione di Dario III fornì ad Alessandro una straordinaria occasione, cioè quella di presentarsi come legittimo continuatore della dinastia Achemenide. Alessandro si presentò ai nobili persiani come l'erede della dinastia Achemenide di cui Dario aveva fatto parte, che era, come sapete, la dinastia che da secoli regnava sui persiani. Allora, Alessandro rese innanzitutto alle spoglie del nemico ucciso, Dario III, degli splendidi onori funebri. I soldati di Alessandro trovarono il cadavere di Dario, o meglio, lo trovarono ancora in vita, anche se ormai moribondo, e quando poi morì venne rivestito degli abiti regali e venne sepolto con solenni funerali che Alessandro gli concesse nella reggia di Persepoli, una delle città capitali del regno dei persiani. Come vi dicevo, quindi, Alessandro rese gli onori funebri al suo nemico di un tempo e in questo modo quindi, e dichiarò, cosa anche importante, dichiarò di voler vendicare il suo omicidio. Quindi incominciò a perseguitare Besso con lo scopo di catturarlo e di vendicare l'uccisione di Dario. In questo modo, come vi dicevo, Alessandro si voleva presentare come il continuatore, l'erede della dinastia degli Achemenidi, in modo da accreditarsi, da guadagnarsi il consenso dei nobili persiani. Quindi possiamo dire che Alessandro sfruttò molto abilmente l'occasione offertagli dalla morte di Dario. Mostrandosi non riconoscente a Besso per aver tolto di mezzo il suo nemico storico, come ci si sarebbe potuti attendere, ma anzi perseguitando Besso. Besso in effetti poi venne catturato dai soldati di Alessandro e gli venne riservata una punizione esemplare. Racconta Plutarco che Besso venne
ucciso in un modo molto crudele e appunto esemplare che doveva servire da monito, no? Evidentemente. Allora, trovo un attimo, eccolo qua. Allora, Plutarco nella vita di Alessandro che vi ho menzionato la volta scorsa, nel capitolo 43, scrive proprio questo. Allora, vi leggo queste due righe di Plutarco, in cui si descrive come Besso venne ucciso. In seguito, trovato il satrapo Besso, lo fece squartare. Curvarono verso uno stesso punto due alberi diritti e a ciascuno di essi legarono una parte del corpo di Besso. Poi li lasciarono andare e ciascun albero, rialzandosi con vigore, trasse a sé la parte avvinta. Quindi viene straziato praticamente col supplizio degli alberi, no? I due alberi rilasciati, squartano appunto il corpo di Besso. Una punizione terribile, no? Un'esecuzione davvero feroce, ma doveva servire appunto da un lato come monito, dall'altra doveva servire anche per accreditarsi presso i nobili persiani che detestavano Besso perché aveva tradito, aveva ucciso a tradimento il re Dario. Dopo aver giustiziato Besso, scrive Plutarco, Alessandro mandò il corpo di Dario regalmente adornato alla madre a Persepoli affinché fosse seppellito nella tomba regale. Allora, con questo gesto, appunto, lui si presenta come il continuatore, no? Il successore del re morto. Da questo punto in poi, Alessandro coltivò un progetto molto grandioso, che era quello di unire, di fondere in un unico popolo i Macedoni e i Persiani. Alessandro quindi adottò un cerimoniale molto fastoso, un cerimoniale di corte, persiano molto fastoso. Addirittura iniziò a vestire i costumi dei re persiani, compiacendosi di diffondere anche presso i persiani la leggenda della sua nascita divina. Ricordate quello che gli aveva detto sua madre Olimpiade da bambino e che era stato poi confermato dall'oracolo di Zeus Ammone in Egitto, quando i sacerdoti lo avevano definito figlio di Zeus. Quindi Alessandro incominciò a vestirsi alla persiana, e i persiani sapete che si distinguevano dai greci anche nell'abbigliamento lussuoso, no? Fastoso appunto. Iniziò a sedere sul trono, addirittura che era stato dei re persiani, sul trono di Dario, e cingeva anche la sua testa sempre con una corona, con un diadema. Dovete capire che i greci e i Macedoni tra questi non erano assolutamente abituati ad essere governati da un re, perché l'unica monarchia, se ci pensiamo, era stata Sparta, no? Però erano abituati alla democrazia, no? Quindi i soldati di Alessandro videro molto male questa nuova piega che presero gli eventi, giudicarono molto male questo suo nuovo atteggiamento che assomigliava molto a quello di un despota orientale, non di un re greco, di un condottiero greco. Sempre secondo lo stile persiano, aveva anche organizzato un harem, quindi un gruppo di donne, di concubine, e quindi appare sempre più evidente, dopo la morte di Dario, il tentativo che Alessandro compie di organizzare la sua monarchia secondo il modello orientale, secondo il modello persiano. E in quest'ottica dobbiamo vedere la fusione tra Macedoni e Persiani, quindi divinti e vincitori, che si sarebbero dovuti fondere in un unico popolo di dominatori. Allora, questa nuova politica, come vi ho detto, riscuoteva vantaggi e svantaggi. Allora, era molto apprezzata dai nobili persiani e in generale dal popolo persiano.
mentre invece generava forte irritazione sia tra i generali di Alessandro che anche tra i suoi soldati. Siamo nel 330 a.C., l'anno dopo Gaugamela, quando infatti nasce una congiura tra i soldati di Alessandro, una prima congiura, e qui il comandante della cavalleria di Alessandro, Filotta, che era uno dei suoi generali, no? Faceva parte del circolo dei suoi amici, colpevole di non aver denunciato questa congiura, venne condannato a morte. Oltretutto Filotta era figlio di Parmenione, no? L'esperto generale che era stato già al servizio di Filippo II. E qualche tempo dopo fu ucciso, fu messo a morte a tradimento anche Parmenione, su ordine di Alessandro. Quindi Filotta e Parmenione vengono uccisi nell'arco di pochi mesi. Vedete quindi che Alessandro non si fa scrupolo di togliere di mezzo tutti quelli che lui ritiene suoi nemici, suoi potenziali oppositori. Nel frattempo, Alessandro continuò anche l'avanzata verso Oriente. Allora, qui tenete sempre d'occhio la carta di pagina 270-71 che vi ho indicato la volta scorsa. Lui avanza verso Oriente e dopo aver giustiziato Besso da Samarcanda, vedete la città dove si trova, nel nord-est, iniziò da Samarcanda una serie di operazioni, tra cui la fondazione di Alessandria Scate, che vedete in cartina. Tutte queste operazioni militari erano volte a consolidare il confine indiano, a rafforzare il confine indiano. E qui, presso il confine indiano, si verificarono due episodi. Siamo nel 328 a.C., due episodi molto gravi. Il primo riguarda un giovane amico del re, Clito, era anche lui uno di quei generali che facevano parte della cerchia, no, di Alessandro. Allora, questo episodio che racconta Plutarco riguarda l'uccisione di Clito, perché anche Clito purtroppo venne ucciso da Alessandro durante un banchetto. Allora, entrambi erano, diciamo, abbastanza ebbri, no? Avevano bevuto abbastanza vino e a un certo punto Clito, in mezzo ai fumi dell'alcol, fece incautamente un elogio di Filippo II. Quindi si mise a lodare Filippo II, che secondo lui era stato un sovrano rispettoso delle tradizioni macedoni, a differenza di Alessandro, no? Che invece cercava una commistione con i persiani. Fu qui che Alessandro perse la pazienza, gli intimò di stare zitto, Clito non ne volle sapere, iniziò un battibecco, un litigio molto violento che Plutarco racconta. Fatto sta che purtroppo, alla fine, mentre gli altri tentavano di separarli, alla fine di questo litigio Alessandro prese un'asta e trapassò Clito da parte a parte. Clito quindi muore, ucciso da Alessandro, che si pentì immediatamente dopo, di questo gesto. Plutarco racconta che rimase giorni e notti senza mangiare, senza bere, senza dormire, no? Preso dal rimorso, però vi fa capire quale fosse anche il carattere, no? Estremamente irascibile, volubile, di Alessandro. Un altro episodio, nello stesso anno, avvenne quando Alessandro volle imporre a tutti, quindi non solo ai persiani che c'erano già abituati, ma anche ai greci, l'uso della proskynesis, che in greco vuol dire inchino. Un'usanza orientale per cui i sudditi avevano l'obbligo, appunto, di inchinarsi, di prostrarsi meglio, davanti al sovrano, come se fosse un dio, inchinarsi fino al suolo. Allora, come vi ho già detto, i persiani erano abituati da secoli a farlo, no? Coi sovrani achemenidi. Mentre invece
I greci non avevano mai accettato un sistema simile, perché ci si inchinava solamente davanti agli dèi, non certamente davanti a un uomo, per quanto potente egli fosse. Quindi i greci non avevano mai accettato l'inchino di fronte a un uomo, nemmeno di fronte a un magistrato o a un re. Quindi ancora una volta i soldati macedoni mal tollerarono questa imposizione e aumentò il malcontento tra i soldati. Malcontento che prese forma in una congiura ancora, chiamata congiura dei Paggi. I Paggi erano dei giovani nobili macedoni al servizio di Alessandro. I Paggi organizzarono una congiura che però venne scoperta. E in seguito a questa congiura ci fu una forte, una feroce repressione dell'opposizione ad Alessandro. Alessandro fece giustiziare molti giovani che avevano preso parte a questa congiura. Giovani e anche meno giovani, perché dobbiamo considerare che tra le vittime della congiura dei Paggi ci fu anche Callistene. Callistene era lo storico ufficiale della spedizione, possiamo dire. Callistene era nipote di Alessandri di Aristotele, che ricordate era stato il maestro, no? Sicuramente il più importante maestro di Alessandro da bambino. Quindi nel 328-27 ci sono questi due episodi, l'uccisione di Clito e la congiura sventata dei Paggi. L'anno dopo, nel 326, invece, ci fu un altro evento militare che avvenne in India, presso il fiume Idaspe, 326, ed è la battaglia contro il re indiano Poro. Si chiamava in realtà in indiano Paurava, noi lo chiameremo col nome greco Poro. Poro era re di un territorio indiano al di là del fiume Idaspe e, visti i suoi territori minacciati dall'avanzata di Alessandro e della sua spedizione, decise di combatterlo. Quindi Alessandro, diede inizio a una campagna militare contro Poro e dovete tener conto che Poro aveva schierato un'arma da guerra, se così posso dire, molto particolare, che i greci assolutamente non conoscevano, ovvero gli elefanti. Gli elefanti indiani che vennero schierati in massa da Poro lungo il fiume Idaspe per controllare l'attraversamento del fiume. Poro poi era un guerriero molto forte. Leggo il passo di Plutarco. La maggior parte degli storici affermano che Poro era alto una spanna più di 4 cubiti e per taglia fisica e compattezza di corpo era altrettanto proporzionato all'elefante quanto un cavaliere al cavallo. Quindi cavalcava un elefante come un cavaliere cavalca un cavallo normale. Quindi era un re fortissimo. E comunque la battaglia contro Poro, che fu molto difficile presso il fiume Idaspe, con uno stratagemma, girando la sorveglianza, insomma, degli indiani, Alessandro riuscì a prendere il nemico alle spalle e lo sconfisse. Però, quando Poro venne preso come prigioniero, Alessandro gli chiese, sto sempre facendo riferimento a Plutarco e siamo nel capitolo 60 della vita di Alessandro. Quando Poro, prigioniero, venne interrogato da Alessandro, Alessandro gli chiese come lo dovesse trattare, come volesse essere trattato. Poro rispose da re, come un re. E alla richiesta se avesse altro da dire, aggiunse nel da re c'è tutto. Quindi Alessandro apprezzò questa risposta, così orgogliosa del suo nemico, e compì un gesto di generosità perché lo lasciò regnare sul paese su cui regnava prima, lo nominò quindi suo satrapo. In pratica Poro continuava a regnare per conto di Alessandro, ma continuava ad essere re, e addirittura gli aggiunse anche alcune terre.
Quindi, come vedete, seguì una politica di fusione, di avvicinamento anche con questo sovrano. Dopo la battaglia contro Poro, e siamo quindi nel 326 a.C., morì Bucefalo. Morì il cavallo Bucefalo. Alcuni storici dicono che Bucefalo morì in seguito alle ferite riportate nella battaglia, infatti si era distinto combattendo, no? Contro Poro. Però Plutarco qui dice che invece il cavallo morì di affaticamento e di vecchiaia, perché morì a 30 anni, che era un'età molto ragguardevole. Tenete conto che Alessandro l'aveva preso quando era ancora, lui era ancora un bambino, quando l'aveva domato, ricordate, no, l'episodio che vi ho citato la volta scorsa, volgendogli la testa verso il sole in modo che non vedesse la sua ombra di cui aveva paura. Scrive Plutarco che Alessandro ne fu molto colpito, perché riteneva di aver perso un compagno e un amico. Costruì in suo ricordo una città presso il fiume Idaspe, chiamandola Alessandria Bucefala. E infatti la potete vedere nella cartina. Presso il fiume Idaspe in India si trova questa città a cui Alessandro diede il suo nome, ma anche quello del suo amico prediletto, appunto Bucefalo. Il suo obiettivo adesso era appunto arrivare alle acque del fiume Gange. Bucefalo, che poi tra l'altro era stato rapito qualche tempo prima da alcuni guerriglieri, Alessandro si era arrabbiato moltissimo e aveva mandato a dire che se non l'avessero restituito li avrebbe uccisi tutti assieme alle loro famiglie, e quindi loro dopo qualche giorno rimandarono indietro il cavallo, per dire quanto era affezionato Alessandro al cavallo, che in effetti gli fece da scudo in moltissime battaglie, e morì appunto nel 326 dopo la battaglia contro Poro. Concludiamo adesso la parte su Alessandro Magno con gli ultimi eventi. Come vi dicevo, l'obiettivo di Alessandro era quello di continuare l'espansione verso Oriente, quindi arrivare alla valle del Gange e poi alla valle dell'Indo. Però le operazioni nella valle dell'Indo vennero sospese nel 325 a.C. per la stanchezza dei soldati. Molti tra i soldati macedoni in effetti non ne potevano più, Erano infatti in viaggio da 9 anni. Allora, dobbiamo capire, no, che era una stanchezza molto comprensibile. Tenete conto che i soldati che erano partiti con lui dalla Macedonia 9 anni prima, nel 334, avevano percorso in 9 anni circa 20.000 km a piedi. È vero poi che Alessandro aveva raccolto anche dei mercenari, no? Ad esempio nei Balcani, sul litorale palestinese, aveva raccolto anche delle truppe mercenarie, quindi dei soldati che combattevano a pagamento. Però il nucleo del suo esercito, dell'esercito macedone, era costituito da soldati che viaggiavano con lui fin dai tempi della Macedonia, e quindi da 9 anni lo seguivano. Oltretutto, come vi ho detto, mal tolleravano questa politica di fusione che Alessandro aveva iniziato con i popoli persiani, e quindi innanzitutto chiesero di sospendere l'avanzata verso Oriente, e in un secondo momento chiesero ad Alessandro di tornare indietro, di organizzare il viaggio di ritorno. Allora, nel 324, l'anno dopo, a primavera, con la volontà di consolidare il controllo sulla Persia e di favorire ancora di più la fusione tra Macedoni e Persiani, Alessandro, incurante delle critiche dei suoi soldati, decise di celebrare delle nozze miste di massa.
dobbiamo soffermarci un attimo su questo evento che è molto celebre, nella descrizione degli ultimi anni di Alessandro. Le nozze vennero celebrate a Susa, che era stata una delle capitali dell'impero persiano, nel 324 a.C. Nozze in massa tra ufficiali macedoni, quindi tra generali dell'esercito macedone, e donne della nobiltà persiana. Quindi capite che erano nozze miste. A ognuno dei suoi amici Alessandro diede in moglie una principessa persiana proprio con lo scopo non solo di favorire una fusione tra i due popoli, ma anche di motivare i suoi soldati a rimanere in Persia, loro che gli avevano chiesto di tornare in Grecia. Lo stesso Alessandro, dobbiamo ricordare, durante queste nozze di massa si sposò, prese in moglie una principessa della Batriana. La Batriana era quella regione di cui era stato satrapo Besso, e dobbiamo ricordare il nome di questa donna, si chiamava Rossane. Rossane fu la moglie di Alessandro Magno, la sposò nel 324. Plutarco racconta che si trattava di una donna bellissima. L'unica, scrive, che riuscì a vincere Alessandro Magno. E infatti lui la sposò anche per dare l'esempio, si trattava di una donna, come vi ho detto, non macedone assolutamente, era una donna della Batriana, e venne sposata da Alessandro. Dopo questo periodo, Alessandro chiese anche ai suoi soldati di tributargli degli onori divini e chiese anche alle città greche di fare atto di sottomissione nei suoi confronti. Cosa che alcune città fecero, tra cui Atene, ad esempio, che accettò di rendergli onori divini, altre città invece rifiutarono. Siamo nel 324, quando purtroppo un altro lutto grave colpì Alessandro perché morì Efestione, il più caro sicuramente tra i suoi amici. Efestione aveva preso la febbre, probabilmente un attacco di malaria. Era un giovane guerriero, è vero, però anche a causa di una serie di errori medici, che non sto qui a riassumere, Efestione morì purtroppo mentre si trovavano vicino a Babilonia. Per Alessandro fu un colpo durissimo. Diede ordine, vi leggo qui due righe di Plutarco. Allora Alessandro non fu in grado di calmare il suo dolore con nessuna considerazione. Fece tagliare la criniera a tutti i cavalli e ai muli in segno di lutto. Abbatté i merli delle mura delle città vicine, ovviamente i merli sono le costruzioni architettoniche, no? Sui castelli delle città vicine, crocifisse il misero medico, no? Come se fosse stata colpa sua se Efestione era morto di malaria, non permise che per lungo tempo nel campo si sentisse musica di flauti, eccetera, eccetera, e poi, beh, è significativo anche questo, per dimenticare quel dolore Alessandro fece una guerra, come se andasse a caccia di uomini, sottromise la tribù dei Cossei e fece uccidere tutti i giovani che erano in età di combattere. Questa strage ebbe nome di sacrificio funebre per Efestione. Quindi lui praticamente sterminò il popolo dei Cossei, ne sacrificò tutti i giovani guerrieri, come se fossero una specie di offerta funebre per il suo amico Efestione, morto poco tempo prima. Nel frattempo lui avanzava verso Babilonia, siamo agli inizi del 323 a.C., e qui ci furono una serie di presagi divini molto negativi. Ad esempio, aveva sognato un asino che uccideva a calci un leone. E questo sogno lui lo interpretò in senso negativo. Proprio mentre il mondo intero si affrettava infatti a riconoscerlo come suo sovrano, Alessandro improvvisamente morì. Allora,
muore giovane e si ammala già alla fine di maggio, siamo nel 323 avanti Cristo, muore in pochi giorni, il 10 giugno del 323 avanti Cristo, data molto importante perché è la morte di Alessandro Magno. Era nato nel 356, quindi muore quando non aveva ancora compiuto 33 anni. Muore a Babilonia. Noi siamo in grado di seguire dettagliatamente, grazie ai diari di corte, tutti gli ultimi giorni dell'agonia e poi della morte di Alessandro. Basti dire che noi non sappiamo quale fu la causa della morte ancora oggi? Quasi certamente Alessandro morì di malaria, come il suo amico Efestione. Lo lascia supporre l'andamento della malattia con questa febbre altissima che gli venne improvvisamente. Quindi probabilmente morì di malaria. Sua madre Olimpiade, che ricordiamo non l'aveva seguito nella spedizione, era sempre rimasta in Macedonia, e si teneva in contatto con lui via lettera. Secondo sua madre Olimpiade, invece, venne avvelenato. Lei avanzò il sospetto che fosse stato assassinato con dell'arsenico, magari. Non siamo in grado di provarlo. Comunque, come vedremo, alla morte di Alessandro si pose il problema di come gestire questo immenso impero, perché Alessandro muore al culmine del suo potere e in modo assolutamente improvviso e imprevedibile. Tenete conto che non c'era nessun erede, perché sua moglie Roxane era incinta, proprio in quel momento, si trovava incinta, l'aveva sposata l'anno prima, ma il bambino che sarebbe nato 2 mesi dopo, Alessandro IV, innanzitutto per ovvi motivi non era in grado di regnare. E quindi non veniva assolutamente considerato un erede, neanche a livello teorico. E quindi si crearono forti contrasti sulla sua successione, come vedremo. L'impero verrà disgregato in una serie di regni indipendenti e affidati a dei reggenti chiamati diadochi. I diadochi sono i governatori delle province dell'impero di Alessandro Magno, che verrà smembrato proprio dopo la sua morte improvvisa nel 323 avanti Cristo. Aggiungiamo ancora che non sappiamo quali furono le ultime parole di Alessandro. Secondo Plutarco, le ultime parole che lui pronunciò sul letto di morte sarebbero state: "Vedo che avrò dei bei funerali". Però più delle parole che pronunciò, forse può essere utile ricordare il gesto che compì il giorno prima di morire, quando, come racconta Plutarco, Alessandro diede ordine di far entrare nella sua tenda tutti i suoi soldati e i suoi generali che sfilarono davanti al suo letto. Ed egli, senza parlare, li salutò uno per uno. Ormai non era più in grado di esprimersi a parole, ma li salutò con un cenno del capo. Ecco, forse è più giusto, più che affannarci a cercare quali siano state le sue ultime parole, considerare come suo ultimo gesto questo saluto muto, rivolto da Alessandro ai suoi soldati. Con questo chiudiamo la parte su Alessandro Magno e dedicheremo ancora un'ora, una lezione, insomma la prossima, all'età ellenistica che si apre, diciamo, dopo la morte di Alessandro Magno nel 323 avanti Cristo. Dopodiché l'ultima parte dell'anno la dedicheremo all'inizio della storia romana, quindi l'Italia prima di Roma. Ci fermiamo qui e ci aggiorniamo la prossima volta. Arrivederci.